Diego Armando Maradona passeggia sul terreno verde dello stadio di Stoccarda con la Coppa UEFA fra le braccia. È forse il momento più alto della storia del Napoli, anche più dello scudetto vinto nel 1987. E Maradona è convinto che si tratti del suo regalo da Dio a un popolo che gli ha dato tutto. Glielo ha promesso, mesi prima, Corrado Ferlaino, il presidente del club azzurro. Un ultimo sforzo per vincere la Coppa UEFA e poi lo avrebbe lasciato andare. Ma in quel momento, travolto dal desiderio, Ferlaino si avvicina a Maradona e gli sussurra: "Non ti vendo, te l'ho detto solo per motivarti di più". Diego è fuori di testa. Non reagisce soltanto perché è sotto gli occhi dei fotografi e delle telecamere. Inizia così, con una promessa infranta, il tormentato cammino che porterà al secondo scudetto del Napoli, in un campionato che racchiude al suo interno talmente tante storie da far fatica a ricapitolarle tutte. Il grande protagonista dell'estate del 1989 è proprio Maradona, che ingaggia un duello rusticano con la dirigenza del Napoli. Non ha la minima intenzione di sottostare alle decisioni di Ferlaino e si promette all'Olympique Marsiglia. Diego è il sogno proibito di Bernard Tapie, imprenditore che prima di tanti altri ha capito quanto lo sport possa rappresentare una vetrina da sfruttare. Maradona, rifugiatosi in Argentina in un tira e molla durato mesi, acconsente al ritorno in Italia soltanto il 5 settembre del 1989. Il nostro calcio è ancora sotto shock, perché due giorni prima abbiamo dovuto fare i conti con la drammatica notizia della scomparsa dell'eterno Gaetano Scirea, che in quel momento era il vice di Dino Zoff, suo compagno nella nazionale campione del mondo dell'82 e adesso con lui sulla panchina della Juventus. Proprio la Juve è una delle squadre più attive sul mercato. L'arrivo di Aleinikov va a creare una piccola colonia sovietica, visto che l'anno precedente era stato già acquistato Zavarov. E la dirigenza bianconera scommette su due attaccanti che arrivano dalla Serie B. Sono profili molto diversi tra loro. Salvatore Schillaci ha 25 anni e arriva in bianconero forte del titolo di capocannoniere del campionato cadetto, mentre Pierluigi Casiraghi ha appena compiuto 20 anni. Il primo è un classico esemplare di opportunista italiano, abituato a nascondersi in area di rigore per colpire al momento giusto. Il secondo invece è un prodigio fisico, abilissimo nel gioco aereo e ancora un po' da sgrezzare tecnicamente. La Juve di Zoff spera di togliere lo scettro all'Inter di Giovanni Trapattoni, campione d'Italia nel 1989, in un'annata da record, quella dei 58 punti su 68 disponibili, una cifra insensata. L'acquisto di grido è quello di Jürgen Klinsmann, che va a completare così il terzetto tedesco. L'ex attaccante dello Stoccarda rileva Ramon Dias e si va ad aggiungere a Breme e Mateus. La Juve dei sovietici e l'Inter dei tedeschi rappresentano due modi di rispondere alla tendenza fissata dal Milan di Berlusconi, che dalla stagione precedente è guidato dai tre olandesi, visto che a Gullit e Van Basten si è raggiunto Rijkaard. Il calcio italiano non è mai stato così in salute. Abbiamo appena portato tre squadre in finale nelle tre coppe europee. Il Milan ha vinto la Coppa dei Campioni schiantando lo Steaua a Bucarest. Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA contro lo Stoccarda, mentre la Sampdoria si è arresa al Barcellona in Coppa delle Coppe, pagando a caro prezzo i problemi fisici di alcuni giocatori chiave. Già, dobbiamo parlare anche della Sampdoria, che in quegli anni sta diventando sempre più grande, merito di un fortissimo nucleo italiano che va oltre il talento infinito dei due uomini copertina, Vialli e Mancini. Pagliuca in porta è protetto da Pietro Vierchowod, probabilmente il miglior marcatore puro nella storia del nostro calcio, e da Mannini e Luca Pellegrini. Attilio Lombardo è un'ala che terrorizza gli avversari diretti grazie alla sua impressionante velocità e tenuta nel corso dei 90 minuti. Beppe D'Ossena è un centrocampista molto raffinato. E poi c'è l'ambizione della Roma, rimasta intrappolata per mesi, proprio come Maradona, a causa delle decisioni di Corrado Ferlaino. Il club giallorosso ha l'accordo con Ottavio Bianchi, tecnico in rotta con il Napoli, ma il contratto con gli azzurri termina nel 90 e Ferlaino non ha la minima intenzione di agevolare l'uscita dell'allenatore, costretto a rimanere fermo per un anno.
Al suo posto, Dino Viola punta sulla voglia di riscatto di Gigi Radice. Ne uscirà una Roma vicinissima al cuore della gente, costretta all'esilio al Flaminio a causa dei lavori all'Olimpico per Italia 90. Il Mondiale dovrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di un momento storico per il movimento italiano. Finirà con una delusione bruciante, ma di questo parliamo un'altra volta. Senza Maradona, per le prime giornate, il nuovo tecnico del Napoli, Albertino Bigon, deve fare di necessità virtù. Vince 1-0 ad Ascoli anche senza Lemao e Careca, gli altri due stranieri, entrambi impegnati con il Brasile per le gare di qualificazione al Mondiale. E fa altrettanto al San Paolo con l'Udinese, ottenendo poi un pareggio a Cesena. Il tecnico dei bianconeri romagnoli è un mister esordiente in Serie A, si chiama Marcello Lippi. Maradona riappare in panchina solamente alla quinta giornata e fa strano vederlo con la maglia numero 16 sulle spalle. È costretto a entrare all'intervallo perché i suoi sono sotto 2-0 contro la Fiorentina, trascinata da una delle grandi stelle emergenti del nostro campionato. Roberto Baggio ha appena segnato uno dei gol più belli della sua incredibile carriera, uno slalom leggiadro tra i corpi increduli dei difensori del Napoli. Se le gambe di Maradona sono ancora ingolfate, e ce lo dimostra il rigore del possibile 1-2 sbagliato dall'argentino, c'è però qualcosa di non tangibile nella sua presenza. I compagni si rinfrancano alla sola idea di vederlo combattere con loro e riescono così a portare a termine una clamorosa rimonta, dallo 0-2 al 3-2 finale. È il primo scossone al campionato, ma non ha nulla a che vedere con quello che il Napoli rifila a un Milan orfano di Van Basten e Gullit il 1 ottobre del 1989. Alla doppietta di Carnevale si aggiunge il sigillo finale di Diego, che fa sedere Giovanni Galli fintando la conclusione per poi superarlo con un dolce scavetto. Il campionato sta ancora correndo secondo i binari previsti, con qualche piacevole variazione sul tema. Sorprende il Bologna, di un allenatore tra i più rampanti nel panorama nazionale. È un ex rappresentante di Champagne, si chiama Gigi Maifredi, è uno dei tanti profeti della zona pronti a cambiare il modo di fare calcio in Italia. Nella prima fase della stagione, a tenere il ritmo del Napoli è però l'Inter. Ma per gli azzurri non c'è problema. Alla nona giornata di campionato c'è lo scontro diretto al San Paolo, risolto da due colpi da biliardo di Careca e Maradona. All'orizzonte, però, c'è una nuova telenovela. Durante la folle estate del 1989, infatti, Ferlaino aveva portato avanti la causa nei confronti di Maradona per i suoi ritardi. Gli accordi tra il club e il capitano avevano portato la società azzurra a versare in anticipo al fuoriclasse argentino tutti gli stipendi previsti fino al 1991. La cifra iniziale richiesta da Ferlaino per il disturbo estivo è di 800 milioni di lire, scesa gradualmente con il passare dei mesi. E ormai le bizze di Diego sono a tratti incontrollabili. Prima della sfida di ritorno di Coppa UEFA contro i modesti svizzeri del Wettingen, dopo un'andata finita incredibilmente 0-0, Maradona salta il ritiro prepartita e si presenta direttamente al San Paolo. Ad accoglierlo c'è un comunicato che lo esclude dal match, poi vinto a fatica 2-1. Per Maradona è un affronto. Alla stampa dice che la decisione di escluderlo non è stata comunicata in precedenza per salvare l'incasso della partita. Ho il permesso di questi due giorni. A me, secondo me, è rottura definitiva. Perché io come posso darle la mano o guardarlo in faccia a Ferlaino? Il 2 novembre, nel centro sportivo del Napoli, a Soccavo, la fila di giornalisti non finisce più. Diego arriva con il volume dello stereo al massimo. Dalle casse si sente "Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene" di Julio Iglesias. Non sembra una scelta involontaria. Maradona non parla, si allena, esce, se ne va. Ai giornalisti lascia soltanto una frase. È il mio capo Ferlaino. Quando lui vuole giocherò. 5 giorni più tardi, sfruttando la sosta del campionato, Diego sposa a Buenos Aires Claudia Visciafagne. 1200 invitati, uno più uno meno. Un evento megagalattico, dalla neanche troppo velata sfumatura kitsch, al quale prendono parte tra gli altri anche Fausto Leali e Franco Califano.
Dopo la sosta, il Napoli riprende da dove aveva lasciato, perché i pareggi contro Sampdoria e Juventus pesano parecchio. Si arriva a Natale con gli azzurri che mantengono un vantaggio di 4 punti sul terzetto composto da Samp, Inter e Roma. Sul Milan il margine è di ben 6 lunghezze, ma i rossoneri hanno una partita in meno a causa dell'impegno in Coppa Intercontinentale, a Tokyo, il 17 dicembre 1989. Si gioca una partita che mette a durissima prova le palpebre dei tifosi milanisti, scossi dal torpore solamente da una punizione velenosa di Checco Evani al minuto 119. Contro l'Atletico Nacional di Medellín, allenato da uno dei più grandi estimatori di Arrigo Sacchi, Francisco El Pancho Maturana. Proprio questa stima profonda aveva generato una partita bloccatissima, fino al colpo di magia di Evani a beffare il portiere Guita. C'è di più. Il proprietario del Nacional in quegli anni è fondamentalmente Pablo Escobar, il re del narcotraffico mondiale, anche se tecnicamente il presidente del club è un economista ed ex dirigente di banca. Era stato Escobar a varare la svolta autarchica, una squadra composta da soli colombiani ribattezzati Puros Criollos, che si era aggiudicata così la Copa Libertadores del 1989, arrivando a un passo dal tetto del mondo. La storia del campionato 89-90 cambia di colpo prima di Capodanno. Si gioca il 30 dicembre e il Napoli, all'ultimo match del girone di andata, si imbatte nella prima sconfitta. Gliela infligge la Lazio, allenata da Giuseppe Materazzi, che in quegli anni vede il figlio adolescente muovere i primi passi da calciatore nelle formazioni giovanili dei biancocelesti. Si chiama Marco e ne sentiremo parlare. In un flaminio ruggente, a stendere il Napoli è il brasiliano Amarildo, un attaccante che in campo dà battaglia su ogni pallone, ma negli spogliatoi distribuisce la Bibbia agli avversari, tenendo alta la bandiera degli Atleti di Cristo. È lo stesso giorno in cui a Bologna il cuore di Lionello Manfredonia smette di battere di colpo, alle 14:35, proprio mentre a qualche metro da lui c'è un vecchio amico e compagno di mille battaglie, come Bruno Giordano. Ernesto Alicicco, medico della Roma, corre in campo e gli apre la bocca, liberandogli la lingua per poi iniziare a praticare il massaggio cardiaco. Il corpo senza vita di Manfredonia rimane sul prato del Dallara per 5 minuti. Poi arrivano i primi segnali positivi. Viene portato d'urgenza all'ospedale maggiore, resta in coma per 3 giorni. Infine, però, si sveglia, è salvo, ma non potrà mai più giocare a calcio. Il Milan supera il Bari di misura con un gol di Van Basten e il 3 gennaio dovrebbe giocare il recupero con il Verona, ma la partita viene rinviata per nebbia. Il meno 4 dei rossoneri è un virtuale meno 2. La squadra di Sacchi sembra tornata di colpo in salute, così come l'Inter, che si ritrova a meno 1 nel giorno in cui il Napoli riprende per i capelli una partita in casa dell'Udinese, che stava perdendo per 2-0 fino a 2 minuti dalla fine. Dopo il rigore del 2-1 di Maradona, a trovare il gol del pari è Giancarlo Corradini, di mestiere difensore, lo stesso che inizio anno aveva firmato la rete decisiva nella rimonta contro la Fiorentina. Il campionato si trasforma in una guerra di nervi. A ogni vittoria del Napoli risponde puntualmente il Milan, in una serie frenata solamente dallo 0-0 che i rossoneri ottengono contro il Verona nel famoso match di recupero, proprio alla vigilia dello scontro diretto di San Siro con il Napoli. Domenica c'è Milan-Napoli, qualche telegramma per la squadra di Bigon? No, prima di Milan-Napoli mercoledì c'è Milan-Verona e noi dovremo stare molto attenti a questo Verona che oggi ha pareggiato a Roma con la Lazio. Guerre stellari domenica a Milano? Una partita di calcio, ce ne sono tante di partite, ed è una partita come un'altra. Sì, una partita sicuramente partita a scudetto. Si comincia con i rossoneri a meno 2. Si finisce con l'aggancio a quota 36 e la sensazione che la strada del diavolo sia in discesa, mentre il Napoli pare fare una fatica impressionante. Si gioca l'11 febbraio del 1990 e dall'altra parte del mondo, al Tokyo Dome, c'è Mike Tyson che per la prima volta in carriera finisce clamorosamente KO sotto i colpi di James Buster Douglas, in un incontro che tuttora conserva i crismi di una delle più incredibili sorprese della storia dello sport.
Bigon decide di tenere fuori Careca per varare un Napoli più conservativo, ma il Milan bombarda la porta di Giuliani. Lo 0-0 all'intervallo è un miracolo. Berlusconi parlotta amabilmente con Giampiero Galeazzi durante la pausa e non sembra temere nulla per i suoi. Ha ragione. Massaro apre i conti in tuffo di testa a inizio ripresa. Poi arrivano anche le capocciate di Maldini e Van Basten. Ormai è una corsa a due. La Sampdoria si sfila definitivamente perdendo a Verona una settimana dopo. Juve e Inter a meno 5 non preoccupano più di tanto. E quando il Milan passeggia il Flaminio rifilando 4 gol alla Roma, mentre il Napoli senza Maradona si fa rimontare in 10 minuti dall'Inter soccombendo a San Siro, non c'è veramente nessuno che se la senta di scommettere sullo scudetto azzurro. A fare un regalino al Napoli ci pensa la Juventus, che con uno scatenato Rui Barros ferma la corsa milanista, ma gli azzurri sembrano ormai in tilt e non vanno oltre l'1-1 con il Lecce, rosicchiando una sola lunghezza. Quella che era una corsa a due si trasforma in una partita di traversone, lo conoscete, il 3-7 al contrario. Il Milan cade anche nel derby contro l'Inter, ma il Napoli perde in casa della Sampdoria. Si arriva così all'8 aprile 1990, con i rossoneri avanti di una sola lunghezza sugli azzurri. Di oggi. Quattro giornate al termine, a Bergamo scende il Napoli e a Bologna va il Milan. Sempre un punto di distanza fra il Milan e il Napoli. Giornata che sembra decisiva, cruciale. In questo momento Alemão è stato trasferito all'ospedale di Bergamo per accertamenti. I due punti con questo che è successo a Alemão, perché Alemão in quel momento stava giocando una grandissima partita. A Bergamo manca meno di un quarto d'ora al fischio finale. Atalanta e Napoli sono bloccate sullo 0-0 quando dalla curva atalantina iniziano a piovere oggetti in campo. Uno di questi colpisce la testa di Alemão, il brasiliano tedesco del Napoli. È una monetina. Il centrocampista si tocca dove ha sentito il colpo, vede qualche goccia di sangue. In campo arriva Salvatore Carmando, massaggiatore del Napoli, grandissimo amico di Maradona. È una sua frase a far scatenare i maligni. Carmando dice ad Alemão di stare a terra. Negli anni ha sempre giustificato questa frase con la differenza di altezza. Se non si fosse abbassato, avrei dovuto prendere uno sgabello. Alemão viene condotto in ospedale con un lieve trauma cranico e il regolamento dell'epoca non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Il Napoli presenta riserva scritta all'arbitro chiedendo la vittoria a tavolino. Ma la mano del destino non si ferma a Bergamo. A Bologna il Milan non va oltre lo 0-0 in casa dei rossoblù. Il servizio della Domenica Sportiva si apre con Gigi Maifredi che si fa strada nel camioncino della Rai nella speranza di vedere se effettivamente al suo Bologna sia stato annullato il gol vittoria, nato da un mischione disumano tra le gambe di Marronaro, quelle di Filippo Galli e le mani di Andrea Pazzagli, con tanto di sospetto di fallo dell'attaccante. Nel vedere il pallone ampiamente oltre la linea di porta, Maifredi si fa scappare un'esclamazione di stupore. Per noi questo dettaglio voleva dire mettere un fiore all'occhiello di questa squadra. Nessuno si aspetta un epilogo diverso da quello che poi va effettivamente in scena. La Lega assegna lo 0-2 a tavolino a favore del Napoli, il che vuol dire aggancio in vetta alla classifica. Ma c'è un modo tutto italiano di vivere questa vicenda, con ricostruzioni, perizie, simulazioni più o meno scientifiche sul peso effettivo dell'impatto di una monetina da 100 lire sulla testa di un essere umano. Il Milan si aggrappa a una frase nel referto dell'arbitro Agnolin. Agnolin scrive di aver avuto l'impressione che Alemão potesse muoversi nonostante l'incidente, ma secondo la CAF non c'è margine per ribaltare il tutto, nonostante il ricorso presentato anche dall'Atalanta. Milan 45 punti, Napoli 45 punti. Per altri 90 minuti le due squadre procedono a braccetto. Il Milan vince una sofferta gara con la Sampdoria, il Napoli si sbarazza senza troppi problemi del Bari. Il giorno della svolta arriva il 22 aprile, penultima di campionato. Maradona e Careca fanno a fette la difesa del Bologna, mentre il Milan fa visita a un Verona ancora disperatamente a caccia dei punti per la salvezza.
I giocatori azzurri possono permettersi di rimanere incollati alle radioline già dal quarto d'ora, trovandosi sul 3-0 al Dallara. Il Diavolo va in vantaggio, con una punizione sporca di Simone. Poi la partita prende un binario strano. L'arbitraggio di Rosario Lobello innervosisce i giocatori del Milan. Van Basten chiede invano un calcio di rigore. Sacchi decide di concedere una mezz'ora a Gullit al ritorno in campo dopo un lungo stop. E 4 minuti più tardi, su un corner da destra, Sotomayor trova il colpo di testa dell'1-1. Gullit e Van Basten sprecano le due occasioni del raddoppio. Poi il Milan ha un tracollo psicologico dopo l'espulsione di Rijkaard. Van Basten si fa cacciare anche lui per proteste. I rossoneri in 9 perdono la partita per un pallonetto di Pellegrini e perdono anche lo scudetto. Una settimana più tardi, il Napoli farà festa con un'incornata di Marco Baroni. Contro la Lazio sarebbe bastato anche il pareggio per evitare lo spettro dello spareggio. Arriva invece una vittoria che dà il via ai festeggiamenti ufficiali per il secondo scudetto. Galeazzi, come sempre, si fa strada nello spogliatoio azzurro, guidato da Diego Maradona in persona, l'uomo che doveva partire e invece è rimasto. Un bivio del destino che gli ha regalato uno scudetto in più e forse ne ha segnato il finale di carriera, meno glorioso del previsto. Galeazzi regala il microfono all'argentino che si concede un siparietto con Ferlaino. Diego è un fuoriclasse anche quando non ha il pallone fra i piedi e tra i due, per qualche istante, sembra non esserci alcun risentimento. Intervista chiunque dentro uno spogliatoio impazzito di gioia, proprio come il resto della città. È il 29 aprile del 1990 e sta per iniziare un maggio trionfale per il calcio italiano. Il 9, la Sampdoria alza al cielo di Göteborg la Coppa delle Coppe, battendo l'Anderlecht. Il 16 è la volta della Juventus, che si impone nella doppia finale di Coppa UEFA contro la Fiorentina in una sfida che lascia ancora molto amaro in bocca ai tifosi viola. Il 23 è il Milan a festeggiare, 1-0 al Benfica e seconda Coppa dei Campioni consecutiva, vinta agli ordini di Arrigo Sacchi. Sembra il preludio alla Coppa del Mondo casalinga che potrebbe proiettarci verso il nostro quarto titolo mondiale. Già, sembra.